Ignazio Moser. Oltre le polemiche, il ritiro per problemi fisici dal Grande Fratello VIP, lunedì la decisione. Grande Fratello VIP, Ignazio, dopo le polemiche al GF VIP, si ritira per problemi fisici. Ultime news. Ignazio Moser e quel maledetto ginocchio ballerino. Il ciclista, che nelle ultime ore è finito al centro delle polemiche per essersi chiuso nell'armadio assieme a Cecilia, sbizzarrendosi in un balla balla assai ardito, lunedì 13 novembre potrebbe salutare il Grande Fratello VIP. Non solo per una possibile squalifica per atti osceni, su questo punto ci arriviamo tra poco, ma per problemi fisici. Da quanto si apprende dal sito Ultime Notizie Flash, lo sportivo prima dell'appuntamento della diretta di inizio settimana vedrà un medico, si sottoporrà a una visita e in base al riscontro deciderà assieme al programma se continuare o meno la sua avventura nel reality. Tuttavia, Moser Jr. potrebbe abbandonare il gioco anche per un altro motivo. Ignazio e problemi al ginocchio, intanto la pubblica piazza lancia l'hashtag cancelletto Cecilia e Ignazio fuori. I problemi fisici di Moser sembrano più seri di quel che sembrava. Addirittura si parla di un'operazione chirurgica imminente. Lunedì si scoprirà tutto. Nel frattempo però tiene banco la questione armadio. Un episodio che non è passato inosservato al pubblico del GF VIP, che si è schierato praticamente in toto contro la neocoppia. La sommossa popolare digitale è stata così vasta che è finita nei trend di Twitter grazie all'hashtag cancelletto Cecilia e Ignazio fuori. L'indignazione è nata nel momento in cui in rete si è propagato il filmato che mostra la modella Ignazio chiusi nell'armadio, non troppo bene a dir la verità, mentre consumano dell'intimità, giudicata dai telespettatori troppo oscena e volgare. Da qui la cascata di tweet, interventi su Instagram e commenti su Facebook, dove gli utenti hanno inneggiato alla immediata espulsione di entrambi dal programma. Ignazio e Cecilia nel caos, si attende la decisione del Grande Fratello VIP. Ignazio, dunque, oltre ai problemi fisici, dovrà fare i conti, assieme alla sua Cecilia, con la decisione che prenderà il Grande Fratello in merito all'episodio dell'armadio. Il caos che si è scatenato sui social è veramente chiassoso. In tanti, dopo aver visto l'eliminazione di Impastato e Predolin, chiedono in questo caso altrettanta severità da parte del programma, seppur si tratta di situazioni differenti. Non ci resta che attendere lunedì sera. Lì saranno date tutte le risposte del caso.